Hulk Titanal Frame 177 88 sotto i piedi. L'ho trovato subito performante su una, sulla pista compatta, fresata, ad alta velocità è bello stabile, curve ampie e medie, bello, divertente, un pochino ballerino nello stretto. Questo sci, come due altri paio di sci di questo test, li ho trovati più improntati per la pista, avendo notato una scarsa galleggiabilità. Si trova, riesce a giochicchiare bene in prepotenza fuori pista, però il suo terreno migliore comunque è sulle nevi molli, dove non hai troppa neve fresca, dove non hai troppa neve, dove sprofondi, e sicuramente meglio in pista. Decisamente non uno sci per andare fuori pista, invece in pista è molto buono, è duro in punta, ma per deformarlo devi dargliene tanto. Sicuramente consigliato a un pubblico maschile. Il Kendo della Folk è uno sci che ero molto curiosa di provare. L'ho visto molto in giro quest'inverno e non vedevo l'ora di provarlo. Se ci fosse un giorno di polvere, forse non è lo sci che prenderei, ma l'ho trovato molto bello in pista e credo sia perfetto per condizioni diverse. Un fern, 10 cm di polvere, quando è crosta, quando è ghiacciato, lo consiglio molto. Un ottimo sci, molto impegnativo, conduce bene in pista, predilige i raggi ampi, molto aggressivo come sci, bisogna stargli molto sopra, è uno sci abbastanza impegnativo, bisogna sempre dare per fargli dare il massimo, e lo consiglierei a ottimi sciatori e con una buona fisicità. È uno sci, sì, non per un freeride con nevi profonde, un po' difficoltoso nelle croste perché non ha un grosso rocker e una punta è comunque abbastanza rigida. Lo consiglierei per chi vuole avvicinarsi a un fuoripista generico, e se no altrimenti servono quelli un po' più larghi della sua, sempre Folk, un po' più larghi al centro.